Buongiorno a tutti, o buonasera. Mi è arrivato questo pacco, quindi andiamolo ad aprire insieme come di consueto faccio solitamente oramai. Vedete già insomma, dalla nastratura che ha un suo marchio, un suo sigillo, FM Ricambi, potete già intuire che cosa ci sia quindi all'interno. Dei ricambi, è evidente. Per cosa? Credo che non sia poi così difficile capirlo, però più difficile aprire questo pacco, vediamo un po'. Detesto rompere i pacchi, anche se a volte può essere necessario. E poi aumentiamo un po' più la suspense, l'attesa. Qui dentro. Tocca aprirlo tutto, è inutile. Speravo che si potesse evitare invece, perché poi questo pacco eventualmente verrà riutilizzato. Allora, abbiamo lo scontrino, non è una fattura, quindi posso farvela vedere senza problemi. Vabbè, ricopro solo il nome della perché FM Ricambi, però c'è anche un nome. 18 euro, vedete, è stata la spesa, quindi molto contenuta. Allora, i prodotti, eccoli qui, sono delle marche, la Wix, io già ho ampiamente utilizzato, quindi vado sul sicuro. Molti di voi avranno già capito di cosa si tratta, quindi sono ricambi. L'automobile, vedete qui un filtro dell'aria, bello pulito, ha anche un buon odore di nuovo. Poi abbiamo un filtro dell'olio, eccolo qui, anche questo un buon profumo di gomma. Per concludere il nostro pacco abbiamo un filtro dell'aria ma per l'abitacolo, ossia per l'aria condizionata, ma non solo condizionata, anche proprio l'aria, vedete com'è bello pulito. Questo quando lo vai a togliere, sostituire quello vecchio, ci trovi ogni tipo di schifezza, insetti, robe insomma che vengono da fuori, polvere. L'immagine è esattamente quella dell'appunto che ho io per il montaggio. Ecco qui, come vedete, tre filtri che sono i fondamentali per la manutenzione insomma annuale, per i ricambi annuali, cioè filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro dell'abitacolo. Antipolline, chiamatelo come vi pare. Di solito ho i carboni attivi per purificare meglio, non lo so. Boh, me lo auguro comunque. E di solito è anche il più costoso questo qui sotto. Però sono stato fortunato, ho trovato tutto il pacchetto a soli 18 euro, che è un buon prezzo. Se andate a fare la sostituzione da un meccanico, se avete che è proprio vostro amico, meno di 50 euro non vi mette tutto, ma deve essere un vostro amico. Ecco, questo è il nostro pacco, che comunque sia il materiale rimarrà adesso messo su uno scaffale da qualche parte perché l'ho sostituiti, ho
Ho fatto anche il video, se non erro, non più di 2 o 3 mesi fa, quindi se ne riparlerà per, penso, marzo dell'anno prossimo, del 2019. Gli anni vanno sempre più avanti, 2019, oramai saranno stati raggiunti i 40, anche per me, che nella vita di un uomo rappresentano una data importante. Poi, insomma, è una data importante per tanti motivi, ma pensiamo semplicemente solo dal punto di vista della salute, no? Contando di stare bene in salute sempre, però dopo i 40 ancora sei ovviamente nel pieno vigore, è chiaro, ma assisti ad un lento deperimento comunque della vigoria fisica, poi varia da persona a persona a seconda del proprio patrimonio genetico o di quello che uno magari fa a seconda delle attività che svolge, che ha svolto, stress, lavori pesanti, eccetera, eccetera. Ma nulla toglie che è una data importante che rappresenta un po' un giro di boa, ecco, un giro di boa perché da quel momento in poi cominci a capire che quello che hai davanti è meno di quello che hai dietro le spalle. So che adesso non c'entra questo con l'apertura pacco, però pensando al 2019, questo è un lavoro che dovrò fare in previsione nel 2019, vi ho sempre detto e ci tengo a ripeterlo, il discorso di previsione, contenimento del rischio significa anche previsione e può essere fatto in qualsiasi tipo di ambito, dall'automobile che tu gli cambi i filtri, gli fai la manutenzione ordinaria barra straordinaria per evitare che ti lasci a piedi, che si spacchi definitivamente, a una qualsiasi azione che ti evita un guaio più grave. È inutile che vi faccia esempi perché qualsiasi esperienza della vita potrebbe essere presa ad esempio. Adesso la prima cosa che mi viene in mente è voi quando andate in strada dovete stare con gli occhi ben aperti e rispettare i semafori, possibilmente anche i limiti di velocità, o perlomeno non eccedere troppo. Voi direte, hai scoperto l'acqua calda, lo so, non ho scoperto niente di nuovo, però, e soprattutto poi ci sarebbe da, semmai avreste da dire che anche se fai così non ti evita eventualmente l'incidente. Certo, è vero, è verissimo. Ma noi non leggiamo il futuro, chiariamo, e non esiste nessuna persona che possa, nessun essere vivente di questo mondo perlomeno, e per altri non so, ma non credo, che preveda il futuro. Noi possiamo fare solo delle ragionevoli e ragionate previsioni sul futuro, ed è proprio su questo che si basa l'intelligenza. Quando voi pensate ad Einstein, l'uomo, lo scienziato, l'uomo intelligente per definizione, ma ce ne sono tanti altri, forse anche più intelligenti di lui, che hanno scoperto tante cose straordinarie. Le formule matematiche, che cosa sono? Beh, una definizione molto rozza, ma efficace, semplicemente la capacità di prevedere, non in maniera esatta, ma in maniera estremamente accurata. Perché dico non esatta? Perché in realtà solamente l'universo può descrivere le leggi della fisica in maniera assolutamente esatta. Ma noi possiamo vedere i fenomeni e cercare nella matematica delle formule meno complesse di quelle esatte, tra virgolette, ma assolutamente accurate e che per i nostri fini sono sufficienti. L'esempio più classico, le leggi della gravitazione di Newton sono piuttosto precise e tuttora valide, ma non sono precisissime. Per alcune funzioni non sono sufficienti. Tipo ad esempio, il segnale GPS non può basarsi sulle leggi della gravitazione di Newton, verrebbe sballato. Ma ci viene in soccorso la legge della relatività generale, che è anche essa una
legge fisica sulla gravitazione, ma estremamente più accurata di quella di Newton. Per i nostri fini attuali è ampiamente sufficiente, ma nulla vieta che un domani verrà scoperta una nuova legge diversa che non annulla la validità di quelle precedenti, ma ancora più accurata e tuttavia non sarà mai accurata come l'effettiva realtà. Questa è una cosa forse difficile da comprendere, ma spero di riuscire a spiegarmi. Cioè, la realtà è, per definizione stessa, la cosa più accurata che ci sia, perché quella è, appunto, la descrizione della realtà. Voi pensate ad una descrizione semplicemente orale. Io faccio una descrizione di qualcosa, sarà una descrizione che per quanto possa essere ricca, non sarà mai precisa come l'oggetto reale. Ecco, una formula matematica più o meno è la stessa cosa, descrive una forza, un fenomeno, qualsiasi cosa, è molto molto precisa, è ripetibile, ha tutte le possibili buone caratteristiche che deve avere una buona legge fisica, ma non riproduce in maniera perfetta l'evento. Ecco, sono andato a finire qui a questo discorso solo per dire che la persona confermarlo, che la persona previdente è la persona intelligente perché riesce appunto a prevedere. Poi ci sono quelle cose che per quanto tu possa, sono eventi caotici. E i venti più caotici quali sono? Sono quelli che non dipendono da te, ma dipendono da altri soggetti. C'è un detto nelle forze armate, penso di ogni paese, che dice che più o meno, adesso la definizione esatta, che i piani di guerra, sono validi solo fino al momento in cui scoppia la guerra stessa e poi viene tutto rivoluzionato, questo per dire il concetto. Perché? Perché dall'altra parte ci sono altre intelligenze di pari livello, almeno in teoria, quando si confrontano azioni di pari livello, appunto, che ti scombina le carte, un po' come il gioco degli scacchi, no? E quella è l'imprevedibilità caotica. Tuttavia, anche nell'imprevedibilità caotica, sempre tornando agli scacchi, c'è un numero grandissimo di possibilità e la realtà che noi affrontiamo ogni giorno ha un numero grandissimo di possibilità. Vi faccio un esempio. Chi vi dice che voi attraversate la strada non passa un matto come quei due sciagurati che non nominerò l'etnia perché sennò sarebbe razzismo, non si può dire niente, hanno ammazzato quel povero ragazzo che semplicemente era fermo ad un semaforo con lo scooter. Chi te lo dice? Nessuno. Tu sai che potrebbe essere, ma la tua vita va avanti, sperando che non ti venga qualcuno a massacrare. Qualcuno adesso che sono qui, ho una finestra davanti a me, anche se voi non la vedete perché è dietro la telecamera, chi dice che non ci sia un pazzo con un fucile di precisione puntato, vede una luce accesa, spara, magari visto che c'è la serranda tirata giù, neanche vede. Ma prendendo così a caso mi prende in testa e per me magari qualcuno sarebbe anche contento, chi lo sa, tanto la cattiveria è tanta e soprattutto è priva di senso, è totalmente priva di senso se ci pensate bene, non ha nessuna razionalità e questi soggetti sono i più imprevedibili perché non avendo razionalità, volendo semplicemente il male altrui o comunque sia essendo totalmente indifferenti al male altrui, sono i più imprevedibili, perché una persona normale ragiona comunque secondo uno schema mentale di ragionevolezza. È difficile però riuscire a tenere in conto, già è impossibile tenere in conto tutto, ma è difficile tenere in conto anche quei soggetti che non ragionano secondo schemi mentali di ragionevolezza, si può solo temere quando che accada qualcosa del genere e da una parte pregare in Dio che uno non succeda, due che se succede la sfanghi, tre che se la sfanghi
allora lì hai l'animo per reagire e mettere subito fine in maniera definitiva, letale alla minaccia, qualunque essa sia, da qualunque parte provenga, in qualunque maniera venga esercitata. Però è chiaro che siamo già ad un terzo livello di e quindi ti può andare male nei due livelli precedenti dove non puoi reagire, non puoi fare nulla. Questo è per dire. Perché se prevedessimo il futuro, allora semplicemente le persone che fossero in grado di prevedere il futuro avrebbero già da molto molto tempo soppiantato completamente, perché avrebbero un vantaggio enorme, evolutivo enorme rispetto agli altri, chiaro. Anche una persona intelligente che riesce a fare ragionevoli previsioni non potrà mai competere con una persona che invece sa effettivamente il futuro, ma ho già spiegato perché questo è impossibile per motivi di fisica e magari ci tornerò sopra con un video apposito, adesso non è proprio il caso perché voleva essere solo un'apertura pacco. Vedete tante volte, un'apertura pacco, il giorno in cui mi servirà questa roba, cioè tra un anno, io avrò 40 anni e questo mi ha dato il là per fare un discorso molto più complesso sul tempo, sulla preparazione, sulla prevenzione, in generale sul contenimento del rischio. Però adesso non voglio annoiare di più perché poi se no mi dicono che faccio i video troppo lunghi. Beh, mi dispiace, non li guardate che vi devo dire, guardatene solo 10 minuti come fa qualcuno se volete, se no non li guardate affatto. Io non posso modificare, questo adesso vorrei dirlo, non posso modificare la mia programmazione sulla base perché semplicemente. Cioè non è che io ho degli sponsor che mi dicono guarda o fai così oppure niente, oppure nada. C'è in un certo senso una pressione di questo genere. Io non posso parlare di determinate cose, se no non ho la monetizzazione. Non posso parlare di determinate cose in un certo modo, se no non ho la monetizzazione. Peggio ancora, se io lo facessi di determinate cose e in un certo modo, verrei completamente bannato da YouTube, forse anche inquisito dalla magistratura, perché no? E allora bisogna contenersi, è contenimento del rischio, siamo sempre lì. Però per le cose che posso fare, io forse questo sarà un mio difetto, non lo riconosco, non ho il dono della sintesi, però credo di avere qualcosa di diverso, cioè il dono didascalico, cioè di saper spiegare, credo, perlomeno così mi hanno detto e io spero che sia così, e cioè esporre un tema cercando di abbracciare non nel suo complesso, perché forse sarebbe impossibile, ma nella maniera più completa possibile quel tema anche con vari argomenti collaterali. Quindi è logico che facendo in questo modo, anche per un mio modo personale di parlare, le cose si prolunghino. Però adesso non voglio prolungarle troppo, quindi vedete, cerco quando è possibile di dare retta a chi sostiene che sia troppo lento e noioso. E allora vi saluto, vi ringrazio per la visione e vi rimando, se lo volete, ad un prossimo video.